Dio. Vabbè, io vado. Non, non posso bestemmiare in stream. Il mio canale, mica quello di Discord. Ma Dio merda. Ok. Quindi inizia questo match tra Gennaro Galla Sinistra con il suo classico Lucas e Gianni Gente sulla destra invece con il suo secondario che sarebbe Donkey Kong, Diddy Kong. Quindi no, il quarto era super, il quinto era super close, è quello dove ho sbagliato alla fine. Il quarto era close. Son nero. Non ti meriti niente, bastardo. Quindi addio. Quindi parità iniziale tra i due giocatori. Gianni con Diddy Kong. Un ottimo il suo Diddy Kong. Non so come sia il matchup onestamente. Però già il fatto che Jenna stia utilizzando stia usando quel cancro di Lucas testimonia il fatto che rispetta molto Gianni. Quindi siamo a una conferma. Siamo, diciamo, una conferma di distanza per Lucas, una grab di distanza da prendere il set. Questo scambio non porta a niente. Si ritrovano tutte e due offstage, perdono tutte e due stage control, riguadagnano tutte e due. Quindi prova il down smash, attenzione, forse la back throw kill, no, non ancora. Comunque situazione di parità, ottimo. Ottimo F-Smash da parte di Gianni, che allora prende il primo stock, si porta in leggero vantaggio. E niente. Ah no, non prova la... non prova il classico down throw in up air, il ding dong di Lucas. Buon throw up air, connette ora a 150 addirittura e porta a casa lo stock, quindi si... nuovamente parità. Scivola sulla banana, quindi buon F-Smash. L'F-Smash di Lucas è veramente ottimo. Buona grab. Vediamo un po' ora cosa riesce a trovare. Nair in up tilt, un altro Nair. Buon danno, 49%. È già abbastanza. Ha un buon vantaggio. E vediamo un po'. Vedremo un po' ora cosa riuscirà a fare. Oh, bellissimo footstool da parte di Jenna. Non so se era Jenna, ci dà un'occhiata. Ci dà un bellissimo sguardo di fiducia. Era assolutamente fatto apposta. O forse no. Comunque Jenna vince. Altro che blank. Altro che blank la scorsa settimana, vero? Abbiamo il nostro blank qua. Si chiama Gennarog. E quindi secondo game, mantengono gli stessi personaggi e si va su Town and City. Monostage per tutte e due. Oddio, non penso Donkey abbia non penso che Diddy Kong abbia problemi su nessuno stage. Quindi buon vantaggio a parte di Jenna, buon monkey flip. Un altro ottimo monkey flip. Vediamo se riesce a trovare il gimp. No, non va per il down air. Non se la sente. Comunque Gianni, a parte quel fortunato futsal di prima da parte di Jenna, sta giocando veramente bene, sta tenendo Jenna, sta riuscendo a giocarsela alla pari con Jenna e non è una cosa da tutti. Quindi vediamo un po', siamo situazione buon up throw bear, sempre buoni danni per una quindicina di danni. La situazione di parità più o meno. Leggero vantaggio per Jenna, che comunque ora può trovare una grab. La manca di pochissimo. Non arriva ancora. Niente, preferisce mantenere stage control.
vediamo un po' cosa, se Gianni riuscirà a trovare questo stock prima di Jena nuovamente. Buon Erdogan, ora parità assoluta. Buon Neri, un upfield che non kill ancora. 125%, non penso che comunque Gianni ora riuscirà a resistere a un altro. Buona, prova ad andare per l'UA, no, ha troppa rage, troppo alta la percentuale. Buon back air a uscire dalla situazione. E a questo punto è veramente una... ottimo back air che lo scherzo non tecca. E quindi stock preso da parte di Gianni come game 1. Vediamo se questa volta riuscirà a non perdere subito il proprio stock. Ok, whiff alla grab, punish 14%. Jab di Donkey Kong che non, di Diddy Kong, scusate, di Diddy Kong non si vede mai. Comunque, oh, ottimo. Ottimo fair e buon. Ce la fa? Sì, oh, riesce a tornare da lontanissimo. Quindi ottimo drag down air e up tilt. Quindi siamo leggero vantaggio, buona presa in up air, sempre buoni danni, ottimo, come sempre combo game di Diddy Kong. Combo game dalle grab è veramente ottimo, capace sempre a convertire lo grab in qualcosa. Buon job, ora pressure con i PK Fire per mantenere stage control. 67% da entrambe, su entrambe le parti. Gianni non riesce a prendere quella ottima read. Ma Gianni non, Gianni sopravvive anche se il Yen non era perfetto. Buona grab, Nair, buono perché la fair non avrebbe ancora ucciso. Prova un'altra read con l'up smash ma non va. Up throw, non connette la fair. Attenzione, situazione di nuovo, nemmeno stavolta connette. Siamo al 76%. Prova lo UA, forse ha dimenticato che non è la patch giusta. E a questo punto vediamo un po' come va a finire. Ottimo, prende la banana al volo, esce dallo left smash. Un down tilt è la fine per Jena, ma allo stesso modo, attenzione, Gianni sta giocando veramente bene, bravissimo Jena. La conversion sul Nair, down tilt, presa e up throw, chiudono il secondo game. E quindi 2-0 per Jena, ma Gianni sta giocando veramente bene. Gli manca il clutch factor. Quindi siamo 2-0. Ricordiamo che ora tutta la top 6 verrà streamata. Quindi 2-0 per Jena. Si torna su Battlefield. Vediamo un po' cosa riuscirà a fare Gianni. Situazione abbastanza difficile. Vorrebbe un reverse 3-0 per Gianni per vincere questo set. Anche se l'abbiamo già visto in questi Winners Semifinals, già un reverse 3-0 da parte di Oreo su Fraracca, che sarei io. Purtroppo Oreo ruba come nessuno. Quindi vediamo un po'. Vediamo un po' quindi se Gianni riuscirà. Gianni è alla lead, ma si passa di un po' che poi per tutti. Se vuoi sapere come sta andando, Gianni lì sta sempre alla lead e poi. Ah, capisco. Eccoci qua al commento col vostro best commentatore. Oh, vediamo quindi. Oh, attenta il down smash. Ma che matchup ci sta prima? Ha detto Lucas? Sempre di Lucas. Oh, buono questo smash. Tutti i game sono così. Ottimo, ottimo. Solo che tipo gli ha fatto
nulla a caso che il 2 l'ha vinto appunto. Il 3 è molto classico. Aia, morto. No! Troppo. Ma ora ci sta l'apro. Ora ci sta l'apro, decisamente. Aia, aia, senza salto mi sa. Infatti. Niente salto. No. Devi stare attento a queste cose. Se giochi Diddy soprattutto. Se giochi qualunque personaggio. Oh, peccato, brutto miss input, ma ecco finalmente Banana F Smash. Il game è completamente aperto ancora. Oh, il mix up. Dampro, aprire. Adesso vantaggio di Gianni Gente su Genarog. Genarog in difficoltà di, con la percentuale. Genarog che dovrebbe avere una buona esperienza comunque con il matchup, visto che gioca spesso con Mark Forever online. Prende la banana, l'Ampro. Bekir, Bekir! No, non trova il secondo, peccato! Buono, questo è per smash a rispedirlo off stage. E di nuovo senza salto, purtroppo Gianni Gente concede quindi anche il game free a Genarog, che va a vincere per 3-0.